intanto è un piacere rivederti, perché ci ricordi pagine di basket bellissime. Come stai? Sto molto bene. Adesso sono a Piacenza, non è troppo lontano, e stiamo lottando ancora in A2, e per adesso sono molto felice. Possiamo dire che l'Italia è diventata la tua seconda patria? Posso dire di sì. Ormai ho conosciuto tanti amici, soprattutto qua, la zona di Legnano. Anche quando torno qua dopo qualche anno, ritrovo qualche faccia, tantissime facce che riconosco, e è una molto bella sensazione. E sì, sicuramente questa zona, l'Italia, è diventata più o meno questa la mia seconda casa. Io avrei mille domande da farti, te ne faccio solo un paio. Come sta andando il campionato con Piacenza innanzitutto, e se qualcosa è cambiato nel basket che giochi in A2? Il nostro campionato sta andando abbastanza bene. Abbiamo avuto un inizio abbastanza lento, ma poi abbiamo recuperato, abbiamo vinto a Cantù, una squadra molto forte, era la capolista, e noi, il nostro obiettivo è di salvarci. Adesso mancano ancora tantissime partite, comunque siamo più o meno dove dobbiamo essere. Comunque io credo che possiamo fare qualcosa in più, e ovviamente stiamo lavorando per fare quello, ma in A2 per me sembra che il livello è ancora migliorato un po', ma è molto simile ancora, e posso dire che sono felice di essere a Piacenza, e sono molto ottimista per i prossimi mesi. Chiudo solo con un paio di domande. Come stai vivendo questa situazione sanitaria in Italia? La stai vivendo bene? Male? Per uno che gioco uno sport per un lavoro, non posso lamentare, veramente non posso lamentare. Comunque ovviamente è una situazione particolare, ma stiamo andando avanti lo stesso, e io amo veramente il mio lavoro, e sono fortunato che posso allenarmi, posso giocare, veramente non ho niente di lamentare. Sono contento di essere ancora qui in Italia, a Piacenza, e quando ho un giorno libero posso venire qui in questa zona, e tutto sta andando bene. Per ultimo, il tuo futuro: Italia, Europa, America. È una cosa che mi penso sempre, ma non ho ancora un'idea chiara, perché sono veramente flessibile, aperto a ogni possibilità. Mi piacerebbe molto di continuare a giocare qui in Italia, o forse allenare in Italia, e se posso trovare un lavoro qui in questa zona, mi piacerebbe molto di forse fare forse giocare e lavorare allo stesso tempo. Vediamo, non lo so, ma adesso sto godendo questo momento, e noi a Piacenza abbiamo ancora tanto lavoro da fare, e sono veramente carico per i prossimi mesi. Nick, è sempre un piacere rivederti, ti ringrazio per essere venuto ai nostri microfoni, e speriamo che il tuo futuro sia qui, magari vicino a casa nostra. Grazie Sergio. Grazie Nick, ciao, buon lavoro.